Generale ammiraglio, ammiraglio De Giorgi, mi dica la sua, sia da quanto è lontana la terza guerra mondiale rispetto a quella che si sta consumando in Ucraina, sia naturalmente se secondo lei questo terzo round di cui parliamo, che sta per cominciare nel giro di mezz'ora, può avere qualche sviluppo, se invece effettivamente quel canale diplomatico è del tutto, come posso dire, non percorribile, bisogna alzare il livello della mediazione, bisogna forzatamente mettere dentro un paese terzo. Ricordo che il premier israeliano ci ha provato, Bennett, anche lui senza successo, cioè la sensazione che abbiamo è che Putin non si fermi. Sì, io credo anch'io che Putin non intende fermarsi, d'altra parte ha messo in gioco 160.000 uomini, è posizionato vicino a Kiev con una colonna lunghissima, quindi in una situazione di immanenza per dare corso a questo assedio che prima o poi prenderà piede. Nella zona del quadrante sud tra poco interdirà l'accesso al mare all'Ucraina. Non ci sono effettivamente motivi per Putin per accettare una mediazione. Adesso vanificherebbe tutte le centinaia di caduti che hanno avuto i russi e tutto l'impegno profuso. Il suo obiettivo è quello di acquisire il controllo dell'Ucraina, punto. E questi colloqui avvengono in una valle di una resistenza da parte degli ucraini molto più forte di quanto ci si poteva aspettare. E penso che anche i russi non avessero chiarezza della virulenza della resistenza e della passione con cui tutti quelli che sono in grado di combattere si stanno recando ai punti di accentramento per imbracciare le armi. E addirittura quando si vede. Forse anche l'Europa, posso dire la verità, ammiraglio, secondo me anche l'Europa non si aspettava una resistenza così strenua da parte dell'Ucraina. Sicuramente. Però Vittorio Feltri diceva: sì, però tanto alla fine vinceranno i russi, perché non è pensabile che un paese possa reggere a un'onda d'urto così abnorme. I russi, secondo lei, Dove arriveranno? Dicevamo all'inizio, Putin non si spingerà a fare strage di civili perché da quella roba lì non si torna indietro. Beh, si è spinto a fare strage di civili, questo mi sto chiedendo. Per cui, lui ha iniziato le operazioni come fosse una nuova Ungheria del 1956, cioè l'approccio iniziale è stato quello di entrare attraverso i diversi punti d'ingresso simultanei, in maniera simultanea, gli aeroporti, dal mare, eccetera, e poi a raggiera a allargarsi, come appunto si dovesse operare in uno stato di sovranità limitata. Non è stato così ed è dovuto passare alla seconda fase, molto più cruenta, e da cui però non retrocede, perché più lui si trova in questo tipo di situazione e più chiaramente il combattimento diventa difficile da interrompere. La resistenza ucraina è stata anche così capace, efficace, per delle armi molto moderne di cui sono stati dotati dagli europei e dagli americani, in particolare i missili Stinger antiaerei, che sono lanciabili da una persona, dalla spalla praticamente. Riescono a rendere estremamente complicato l'impiego dell'aviazione a supporto delle truppe a terra, e in particolare gli elicotteri sono molto vulnerabili. Tutto questo chiaramente aumenta l'efficacia di una resistenza capillare che è libera di muoversi sul terreno e come spesso accade, con la guerriglia la resistenza ha